Continua senza sosta la protesta di avvocati, cittadini e associazioni per la salvezza del Tribunale di Rossano, una protesta che da simbolica è divenuta concreta nei giorni scorsi con l'occupazione vera e propria del presidio di giustizia. Ieri mattina intanto il blocco dei servizi con l'inibizione fino alle 10:30 dell'ingresso al Tribunale. Inibizione avvenuta con la posizione di una grossa catena alla porta d'ingresso con divieto di far entrare tutti, nessuno escluso, fino alle 10:30. Un'iniziativa di lotta che sta trovando il sostegno di un folto numero di persone che testimonia sia l'importanza che il Tribunale continui ad operare a Rossano, sia la decisività delle ultime ore per l'epilogo in positivo o negativo della vicenda. Varie le forme dunque assunte dalla protesta, che si presenta però pacifica con la vigilanza e la garanzia di tutela del decoro e sicurezza di uno spazio che resta pubblico. Una lotta che ha coinvolto i cittadini uniti per una battaglia di salvaguardia del territorio e di tutela della legalità. L'obiettivo è indurre il governo ad un ravvedimento perché si preservi la presenza di un presidio di giustizia all'interno del territorio rossanese.